Rezzali in collegamento con Vittorio Introcaso da Sanremo. Buon pomeriggio, Max. Buongiorno, ciao, eccomi. Serata incredibile questa sera dei duetti, quindi ci aspettiamo veramente di tutto. Max Pezzali, ma che ci fai con Lil e Greg stasera? Con Lil e Greg tanto, nel senso che loro sono, oltre che dei grandissimi conduttori, insomma, comici radiofonici, sono anche degli ottimi musicisti, suonano da tanti anni e ho voluto fare o realizzare con loro una versione swing del mio pezzo. E quindi è un modo per far ascoltare il pezzo fatto in maniera diversa e poi ci sarà anche da ridere. Voglio spendere due parole, Caterina, con lui sulla serata di ieri sera. Forse se ne è parlato poco degli grandi artisti che hanno dato questo tributo alla musica italiana, no, per festeggiare i 150 anni. Beh, è stato, io vi ho visto, eravamo insieme dietro le quinte. Alcuni di voi, anche tu, molto commossi di questo. Ma sì, perché è stata una serata un po' particolare, cioè era come se fossimo tutti un po' fuori gara, no? Siamo usciti un po' dal meccanismo. Cioè, c'era l'Italia che stava gareggiando in quel momento. C'era l'Italia che stava gareggiando e ci sono stati momenti, secondo me, altissimi di identità collettiva e di sentire comune. Mi sembra che sia stato uno dei più bei contributi che questo Sanremo abbia dato, insomma, alla nostra televisione in questo periodo. Esatto. Certo, a tutto il paese. Caterina. Max, in bocca al lupo, ieri sera ti abbiamo visto con Arisa e devi sapere, Max, tu forse non lo saprai perché sicuramente avevi le prove, che Vittorio Introcaso, il nostro giornalista, è stato preso in giro per giorni perché non riusciva a beccare la Canalis. Invece poi alla fine ce l'ha fatta. Tu l'hai incontrata, Max? Cioè, siete amici, vi conoscete? Sì, Elisabetta è una cara amica, ci siamo visti diverse volte dietro le quinte e quindi è stato, insomma, è stato bello poterci fare l'in bocca al lupo a vicenda, insomma, specialmente la prima serata, ecco. Siamo noi che lo facciamo a te, Max, per questa sera. A proposito di in bocca al lupo, Elisabetta, come ha detto Valentina Michetti, ci stava guardando, visto che Vittorio Introcaso non solo è intervistata, ma è stata lei a prendere in giro Vittorio. Vittorio, guarderemo insieme di nuovo, guarda. Non c'è? È un altro. Non c'è? Allora mandiamo la rivincita di Elisabetta, che è meglio. Un po' più sciolto. Stasera, cos'hai detto? Sciolto? Hai detto? T'ho visto, nonna. Sciolto, lo dico bene. No, saluto Caterina, tra l'altro, vero? Certo. Ciao Caterina, ciao a tutto lo studio. Stasera molto meglio? Ti sentivi sì? Un po' più libera, un po' più tranquilla, oppure c'era l'emozione ancora no, forte? No, era... No, è stato carino stasera, solo che avevamo un sacco di cose da fare, insomma, c'erano i giovani, speriamo di aver fatto bene. Poi, sai, imprevisti la diretta ci sono sempre, quindi... Senti, Andy Garcia? Andy Garcia è un grande, non pensavo che suonasse il piano così. Ha fatto un grande spettacolo, non me lo immaginavo, non me lo aspettavo. Beh, te la facciamo questa domanda. Verrà o non verrà? È tutta l'Italia che se lo chiede. Sta girando un genitori, film. I miei genitori, speriamo che venga. Io ho detto sciolto, ma non è vero. Oggi sì, l'ho sentito, ciao. Perché lei ci ascoltava. Perché lei ci ascoltava. Sì. Allora, scusate, però non so se avete notato, in questa intervista che è stata molto carina, Vittorio fa la domanda, ma allora arriva o non arriva? E lei ha cambiato espressione. Lori, dà ancora fastidio questa domanda? Beh, insomma, forse gliel'hanno chiesto così tante volte che non può più...